Per parlare dell'Afghanistan bisogna tornare indietro al 1979, un anno fatale per il Medio Oriente. A febbraio lo Shah era già stato esautorato e al suo posto era arrivato l'Imam Khomeini, instaurando la Repubblica Islamica in Iran. Poi ci fu il pellegrinaggio alla Mecca, centinaia di morti in una sorta di rivolta che era stata animata dai radicali islamici sauditi e in parte attribuita agli iraniani stessi. Ma infine ci fu l'invasione sovietica dell'Afghanistan, nel dicembre dello stesso anno, di quel 1979, che segnò in qualche modo i destini della regione. La questione afghana in realtà era già stata aperta negli anni precedenti. L'Unione Sovietica aveva instaurato un regime che Amico in qualche modo avrebbe dovuto attuare grandi riforme, grandi piani di riforme, per esempio nell'agricoltura, nell'industria, e in qualche modo portare stabilmente l'Afghanistan nella sfera sovietica, un paese chiave perché da una parte c'era il Pakistan e l'India, dall'altra parte c'era l'Iran, insomma all'incrocio fra Oriente e Occidente e proiettata verso l'Oceano Indiano, verso i mari caldi, antico obiettivo anche della Russia zarista. L'attacco nel 1979 in qualche modo cambia anche tutti i destini dell'Afghanistan, ma anche della regione stessa. Perché? Perché ebbero come controreazione forse la più grande operazione antisovietica della storia. Ci fu una sorta di triangolo fatale tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Pakistan. Gli statunitensi dirigevano le operazioni, l'Arabia Saudita metteva i finanziamenti e il Pakistan era diventata la retrovia di tutti i gruppi di mujahideen e di combattenti, anche islamisti, anche radicali, che portavano la guerriglia contro l'Armata Rossa. Cominciarono scontri durissimi, una guerriglia infinita, in cui i sovietici e l'esercito afghano risposero con bombardamenti nei villaggi, rasi al suolo dagli elicotteri. In pratica diventò una guerra civile che si trasformò in una guerra per procura, in cui l'Unione Sovietica e l'Armata Rossa vennero inghiottite, fino al ritiro nel 1989, quando i russi riattraversarono il ponte dell'amicizia fra Afghanistan e Uzbekistan e si ritirarono. Ebbene, quella fu la prima grande vera vittoria del jihadismo, perché molti di questi gruppi erano gruppi legati al jihadismo. Ce n'erano 19, 20 addirittura a Peshawar nella retrovia pakistana, e tra questi anche un gruppo di combattenti arabi stranieri, dove brillava in qualche modo la presenza di Osama Bin Laden, che era diventato colui che, grazie anche alle macchine che disponeva l'azienda del padre in Arabia Saudita, il grande scavatore di tunnel che aveva reso difficile, quasi impossibile, la guerriglia per i sovietici. I mujahideen contro l'Armata Rossa non fu però seguita da passi concreti. L'Afghanistan venne praticamente abbandonato a se stesso anche dagli americani e in poche parole cominciò, o anche proseguì se vogliamo, una guerra civile sanguinosa che si concluse provvisoriamente con l'ascesa dei talebani che nel 1996 conquistarono Kabul. Chi erano? Erano talebani, voleva dire studenti, in realtà erano gruppi radicali islamici sostenuti dal Pakistan, che ebbero in qualche modo vita facile a combattere e contrastare i vari signori della guerra che si erano impadroniti dell'Afghanistan, dal generale Dostam a Mazar-e Sharif nel nord, ad altri protagonisti di quella guerra civile, che però furono esautorati appunto dal regime dei talebani, che fondarono a Kabul un emirato, impiccarono l'ultimo capo di governo, l'ultimo presidente filosovietico che era rifugiato nel compound dell'ONU, Najibullah, ucciso con un colpo di pistola e il suo corpo appeso a un lampione. Già quello ci avrebbe dovuto dire di che tenore sarebbe stato questo regime talebano.
E infatti fu un regime molto duro, che però in qualche modo mise sotto il suo governo praticamente quasi tutto l'Afghanistan. L'ascesa dei talebani coincise anche con il ritorno in Afghanistan di Osama Bin Laden, che nel frattempo aveva costituito un'organizzazione, Al-Qaeda, un'organizzazione che in qualche modo si proponeva di far ottenere al mondo musulmano quello che non aveva ottenuto durante la guerra in Afghanistan. Non c'era stato nessun premio per i combattenti, per i mujahideen, e in qualche modo Osama Bin Laden voleva vendicarli, ma aveva anche un altro obiettivo. Uno erano i regimi arabi e musulmani che venivano ritenuti miscredenti, e l'altro era l'Occidente stesso che li aveva abbandonati al loro destino. E dobbiamo soffermarci un attimo, perché questo schema in cui gli Stati Uniti avevano diretto le operazioni contro l'Armata Rossa, il Pakistan aveva fornito le basi e l'Arabia Saudita i finanziamenti, fu quello che in parte si ripeté poi successivamente proprio nella guerra per procura in Siria, quando in qualche modo la segretaria di Stato americana, signora Clinton, diede il via alla guerriglia contro Bashar Assad, la Turchia aprì la famosa autostrada del Jihad facendo passare migliaia di combattenti da tutto il mondo musulmano, e le monarchie del Golfo fornirono i finanziamenti per combattere il regime di Assad, alleato dell'Iran e di Mosca. Dunque questo schema non aveva funzionato, e l'arrivo di Bin Laden in qualche modo diede un carattere ancora più radicale al regime dei talebani, che fu trascinato a un'esposizione esterna, che forse non voleva avere. Ricordiamoci che il regime dei talebani era stato riconosciuto da tre stati importanti, il Pakistan stesso in primo luogo, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. La presenza di Bin Laden in qualche modo li proiettò sullo scenario internazionale, con gli attentati nel 1998 alle ambasciate americane a Nairobi e ad Dar es Salaam in Tanzania, con poi il grande evento che ha sconvolto poi tutta la scena internazionale, che è stato l'11 settembre. L'11 settembre ha segnato una cesura netta nelle relazioni internazionali e provocò naturalmente la reazione degli americani in una vasta coalizione internazionale che portò nel novembre dello stesso anno alla caduta dei regimi dei talebani e all'ingresso a Kabul. Il bilancio qual è però dopo 16 anni? Dopo 16 anni il bilancio è che in realtà i talebani occupano ancora più o meno il 40% del territorio afghano, che il governo di Kabul è un governo assai fragile, che senza la presenza degli americani l'esercito afghano probabilmente sarebbe travolto. Insomma, tutt'altro che la stabilità. Non solo, ma la guerriglia che ancora continua tra Afghanistan e Pakistan costituisce uno dei fattori più destabilizzanti della politica internazionale. Dall'Afghanistan arriva una lezione per tutti noi. Prima di tutto, che non è detto che la sconfitta di un gruppo terrorista come quello di Al-Qaeda, che ha perso i suoi santuari in Afghanistan, significhi la fine di questo gruppo terrorista. Al-Qaeda ha poi ricostituito le proprie basi in Yemen, e nel Maghreb, in Africa, e in qualche modo potremmo forse fare un parallelo con l'ISIS stesso. L'ISIS stesso è stato sconfitto territorialmente, ma forse la sua fine territoriale non sarà fine del califfato come gruppo terroristico. E in più si conferma in Afghanistan un vecchio detto dell'ex primo ministro britannico Anthony Eden, che negli anni 20 disse: prima regola della politica, mai fare la guerra in Afghanistan.